Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial su Windows 11. Ovviamente questo metodo funziona anche su Windows 10, su come diventare proprio amministratore, ottenere proprio il controllo completo del computer. Quindi in questo caso ti spiego in questo nuovo tutorial su come diventare amministratore organizzatore del tuo PC. Se è il tuo PC ma non sei amministratore, non c'è nessun problema. Quindi per prima cosa andiamo un attimo sulla barra della ricerca del nostro sistema operativo, andiamo su pannello di controllo, questo è il nostro pannello di controllo, account utente, cambia tipo di account, come puoi vedere questo è il mio account, sono amministratore ed è anche protetto da password. Quindi aggiungi un nuovo utente nelle impostazioni del PC, fai su aggiungi un altro utente. Qui devi accedere con le tue credenziali della Microsoft, quindi quello che posso consigliarti è andare su, è tutto qui con account Microsoft, e fai direttamente su accedi, se non hai un account lo crei direttamente qua sopra. Io adesso accedo con un altro account. Ok, eccolo, opzioni account, utente standard e metti amministratore e diventa anche lui amministratore del PC. Ok, è amministratore anche lui. Cioè adesso chiudo qua, torno indietro. Vado su cambio tipo di account, come puoi vedere ci sono due amministratori sul PC. Per rimuoverli basta andare di nuovo su aggiungi un nuovo utente nelle impostazioni del PC, qua sopra, rimuovi, vuoi eliminare account e dati, elimini l'account di questa persona, rimuovere tutti i suoi dati dal PC, inclusi elementi del desktop, documenti, foto, musica e altri file, elimina account e dati. I suoi, ok, i suoi, quindi non ho eliminato il mio che ha download, cartelle, immagini, musica, video collegate al mio account. Quindi se vado nella mia cartella c'ho ancora le mie cose, immagini, video e cose così. Ed eccolo qua, non c'è più quell'account che ho creato. Quindi quello che devi fare è andare sul pannello di controllo, su account utente, cambio tipo di account qua sopra, fai in modo di avere un account Microsoft, così facendo è già protetto da password perché hai già creato un tuo account, basta solamente che accedi e hai fatto, aggiungi qua e aggiungi account. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale. Mancano solamente 10 iscritti per arrivare a 10.000, quindi dammi una mano, lo apprezzerei moltissimo. E niente, se hai problemi commenta oppure entra nel server Discord per maggiori informazioni. Siamo una community da 3.000 membri. E niente, quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, noi ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!